Maurizio Landini, focus con inclusione, diritti e lavoro. Oggi è il turno del segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini a Siracusa per partecipare all'incontro che si è tenuto all'Urban Center con un focus su tre tematiche: inclusione, diritti e lavoro. All'incontro presente il segretario generale CGIL Siracusa Roberto Alosi. Ieri sera era presente in città il segretario generale nazionale della CISL insieme alla segretaria generale della CISL siciliana Sebastiano Cappuccio per partecipare ai lavori che si sono conclusi con l'elezione del successore di Paolo Sanzaro, ormai componente della segreteria della UST CISL Sicilia, Vera Carasi. Ma sentiamo l'intervento di Maurizio Landini. La discussione che stiamo facendo, che avete fatto, credo sia molto importante ed è utile naturalmente anche collocarla dentro al contesto di quello che sta succedendo a noi, diciamo in generale, sia in Italia che in Europa, cosa sta succedendo al mondo del lavoro e quindi quali problemi abbiamo di fronte. Lo dico perché ad esempio ieri, anche in modo, se volete, così visivo, sono successe due cose, no? Noi al mattino, CGIL e CISL UIL, in piazza Roma abbiamo manifestato, tra l'altro questo coinciso anche per i lavoratori dell'ILVA con la proclamazione dello sciopero di tutto il gruppo per quello che sta succedendo, ma eravamo in piazza come organizzazioni sindacali, abbiamo dato voce a tanti delegati, a tante delegate delle varie crisi che esistono nel nostro paese e naturalmente ascoltando le tecniche della piazza. Grazie. Tu avevi due elementi, no? Cioè il fatto che oggi c'è una trasversalità che non sta risparmiando alcun settore, alcuna categoria, come avete anche, come vivete anche voi, come vi è stato raccontato, e cioè vai appunto dalla scuola, dalla ricerca, vai da quelli che fanno anche i bidelli dentro la scuola che oggi vengono, rischiano una parte di essere assunti, una parte di essere licenziati, vai nel settore della distribuzione, come qui veniva ricordato, che è dentro un processo di grande cambiamento, di grande trasformazione, vai all'industria, se volete, classica, vai anche a nuove forme, diciamo così, di industria, vai al sistema bancario per quello che sta succedendo. E quindi siamo di fronte ad un grande processo di cambiamento in cui molto spesso il tratto di quello che sta succedendo è una precarietà sempre più forte delle persone e in alcuni casi il rischio che non ci sia né uno strumento adeguato di sostegno al reddito per gestire queste trasformazioni né una capacità di avere una visione, chiamiamola così, di sistema che sia in grado cioè di fare in modo che i vari soggetti che sono coinvolti, governo, istituzioni, imprese, territori e sindacati, siano in grado di dare delle risposte concrete, di dare delle soluzioni ai problemi. E questo rischia di generare naturalmente una distanza, una paura, una rabbia, in alcuni casi anche una solitudine delle persone rispetto ai processi che stanno avvenendo.